Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video tag. Questo tag è stato ideato dai consigli di Antonella in collaborazione con il canale AzioTube e si intitola Profumi e Balocchi. Io però sono stata taggata da Flowbag, quindi di tutti i canali nominati vi lascio i link giù in info box. Direi di iniziare subito con le domande. Prima domanda: giornata caldissima, quale profumo indossi? Dunque, io in una giornata caldissima indosserei questo profumo che è di Bottega Verde ed è limone e agrumi. L'ho preso da poco, quindi è stata una scoperta recente, però è molto estivo, intanto perché rinfresca e poi perché questo profumo di limone e di agrumi a me ricorda tantissimo l'estate e quindi è uno di quei profumi che mi fa piacere indossare nelle giornate particolarmente calde. Seconda domanda: sei stata invitata ad un evento importante, una cerimonia di sera, quale profumo scegli? Dunque, io, se si tratta di una cerimonia importante, vado sul sicuro e utilizzo il mio profumo preferito, che è il J'adore. Io utilizzo sempre questo perché è il mio preferito. Quindi diciamo che questo è il profumo di base che io ho sempre. Poi qualche volta quando mi gira di cambiare un po', magari ne utilizzo degli altri, però se la serata è importante e particolare, sicuramente non abbandono J'adore. Terza domanda: il profumo che ti porti nella pochette da viaggio. Dunque, trattandosi di pochette da viaggio, scelgo un mini size e si tratta di questo profumo. Vedete, la bottiglietta è piccolina, il profumo è quasi vuoto, ci sono pochissime gocce sul fondo, non so neanche se riuscite a vederle, ma finché ce n'è io lo utilizzo ovviamente. Questo è un profumo che arriva direttamente dalle isole Hawaii, dove io ho dei cugini. Non so se lo sapevate, comunque se non lo sapete ve lo scoprite oggi. E loro mi hanno regalato questo profumo che è fatto con i fiori che ci sono appunto alle Hawaii, quindi è proprio prodotto lì e fatto lì con le profumazioni di quei fiori. Ed è proprio un profumo di fiori, è molto buono, mi piace tantissimo, è molto estivo ed è veramente un ottimo profumo. Direi che dopo il J'adore questo sicuramente è il mio preferito. Inoltre è piccolino, quindi è assolutamente ideale per i viaggi. Lo sto per terminare, quindi non so se scriverò a mia cugina per farmelo mandare o se me lo comprerò direttamente da sola, perché qui c'è il sito, ve lo lascio giù in info box qualora vi interessasse. Comunque, insomma, quello è il mio profumino da viaggio. Poi, quinta domanda. Quarta domanda, scusate, quali sono i punti strategici secondo te dove spruzzare il profumo? Secondo me i punti strategici sono dietro le orecchie oppure nella parte alta del collo, sicuramente all'interno dei gomiti, sui polsi, dietro alle ginocchia e sulle caviglie. Quelli sono i punti che secondo me sono strategici, però ovviamente in piccole quantità, perché diciamo che andiamo a ricoprire quasi tutto il corpo, quindi la quantità di profumo deve essere minima, altrimenti c'è quell'esagerazione di profumo che poi dà fastidio alla testa. Se invece scelgo solo alcuni di questi, perché magari siamo in inverno e quindi le uniche parti scoperte sono le mani e il collo, allora lo metto solo sui polsi e sul collo o dietro le orecchie e quindi in quel caso ne posso mettere anche leggermente di più. Comunque, al di là dei punti che vado a scegliere, la parola d'ordine quando si tratta di profumi per me è sempre una moderazione, perché quando i profumi sono eccessivi poi danno fastidio. Quinta domanda: devi scegliere un profumo muschiato o vanigliato. Quale scegli? Sicuramente vanigliato, perché mi piace molto di più. Sesta domanda: il tuo profumo preferito da giorno? È inutile che io ve lo ripeta, mi piace il J'adore, quindi questo è il mio profumo preferito. Prossima domanda: il tuo profumo preferito per le serate estive?
Potrei dirvi di nuovo J'adore, perché se è il mio preferito lo è di giorno e lo è di sera, però trattandosi di serate estive potrei utilizzare quello che vi ho fatto vedere prima, che è quello delle isole Hawaii che sa di fiori, oppure perché no anche questa nuova scoperta che è il profumo al limone e agrumi. Però dipende anche da che tipo di serata è, se è una cosa molto informale oppure se si tratta di una cosa formale, allora in quel caso utilizzerei comunque il J'adore. Prossima domanda. Devi scegliere un profumo ma non puoi usare il naso. Cosa fai e come scegli? Questa è una bellissima domanda ed è anche molto originale, secondo me. Se io dovessi scegliere un profumo senza poterlo annusare, quello che farei è andare a vedere nella composizione del profumo quali sono le note di testa, quali sono le note di fondo, insomma, come è composto, che cosa c'è dentro, perché magari se riesco a capire quale genere di essenze sono state usate, riesco più o meno a intuire se è un profumo che potrebbe piacermi oppure no. Quindi sicuramente vado a vedere la composizione. Poi se devo scegliere un profumo invece soltanto come soprammobile, tanto per arricchire una collezione, allora in quel caso andrei a scegliere quello che ha il packaging più bello. Però se è un profumo che devo indossare, sicuramente cercherei di capire un pochino come è fatto, cosa ci hanno messo dentro, per capire se può piacermi oppure no. Una nota olfattiva che proprio non sopporti. Dunque, io più che una nota olfattiva, perché non saprei neanche bene di che nota olfattiva si tratta, quello che non sopporto sono tutti quei profumi che di solito vengono utilizzati per fare i bastoncini di incenso. Avete presente quelle bancarelle che vendono bastoncini di incenso? Molto spesso li accendono, li lasciano lì. Io quella profumazione lì proprio non la sopporto, è una cosa che non mi è mai piaciuta e continua a non piacermi e più vanno avanti gli anni e più non mi piace, quindi è proprio una cosa che non sopporto. Infatti quando io passo davanti a queste bancarelle devo proprio sbrigarmi perché mi dà proprio anche fastidio, mi fa venire mal di testa, è quasi una cosa che mi porta alla nausea, non tanto una nausea di stomaco ma di testa, nel senso che mi fa un po' girare la testa e questo mi dà questa leggera sensazione quasi, quasi di nausea, quindi è proprio una cosa che non mi piace assolutamente. Però non vi so dire qual è la nota olfattiva, io li chiamo bastoncini di incenso, ma in realtà non credo che sia il vero incenso, perché quando vado in chiesa l'incenso vero viene acceso e quello non mi dà fastidio, quindi deve essere un'altra cosa. Probabilmente in questi bastoncini c'è qualche nota che si ripete sempre, perché io l'ho sempre ritrovata, scusate, in tutti questi bastoncini qua che poi vanno accesi e messi lì per profumare la casa, ma nel mio caso proprio non è una profumazione, è proprio un fastidio. Ultima domanda, tagga qualcuno. Io credo che molte persone abbiano già fatto questo tag, però provo a taggare Elisabetta R e Cira Oliviero. Non so se l'hanno già fatto, a me è sfuggito, quindi se è stato fatto, sinceramente me lo sono perso. Se però non lo avete fatto, vi andasse di farlo, io sicuramente guarderò volentieri il vostro video. Io mi fermo, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.